Teleradio Pace festeggia i 33 anni con la messa del Vescovo e un momento di condivisione insieme a volontari, sostenitori e spettatori. Sono cambiati gli orizzonti del nostro servizio, ma lo spirito è rimasto lo stesso. Santa Margherita Ligure sostiene la pesca in un momento complicato per il settore a causa dei rincari. Aperto un info point per la promozione e l'informazione di turisti e cittadini. La costa e l'entroterra del Tiguglio legati nel nome del turismo esperienziale. Presentato il progetto Valli del Parco dell'Aveto che darà la possibilità ai vacanzieri di vivere una giornata nell'entroterra. I commercialisti del Tiguglio chiamati al voto per il rinnovo delle cariche dell'ordine genovese dopo il commissariamento. Tre i candidati del Tiguglio, si punta sul progetto di riapertura del Tribunale di Chiavari. Antonio, un santo che ha vissuto concretamente il Vangelo praticando la comunione, la mitezza e la povertà. Nella festa dedicata al francescano originario di Padova, la messa del Vescovo De Vasini a Chiavari e Sestri Levante. Oltre 500 persone a Chiavari per la focaccia a ribasso, la parrocchia di San Giuseppe ha riproposto l'iniziativa che dà avvio all'estate, coinvolgendo tanti volontari, giovani e meno giovani. A Portofino prendiamoci cura di chi si prende cura di noi, una serata di musica e parole per ringraziare tutto il personale dell'ASL 4 impegnato durante la pandemia e per riconoscerne il continuo impegno. Buonasera ai telespettatori delle TG Telepace. Oggi dunque la nostra emittente compie 33 anni e festeggia insieme ai volontari, ai sostenitori e ai simpatizzanti. Negli anni ci sono stati tanti cambiamenti, ma lo stile è rimasto lo stesso. Sentiamo il nostro direttore, Don Fausto Brioni. 33 anni di vita della nostra emittente che vogliamo festeggiare insieme con gratitudine per le tante persone che in questi anni ci hanno aiutato e per il servizio che Telepace sta svolgendo ora in tutta la Liguria, ormai da un anno con il digitale terrestre di nuova generazione e poi in tutta Europa con il satellite e poi la diffusione con internet. Sono cambiati gli orizzonti del nostro servizio, ma lo spirito e lo stile è rimasto lo stesso. Quest'anno col seguire anche la Chiesa di Chiavari e la Chiesa italiana che sta vivendo il suo tempo di sinodo, lo facciamo questo con i nostri servizi dedicati alla vita della Chiesa, ma anche con le risonanze che la vita del nostro territorio e del nostro paese ci sollecita ad avere sotto gli occhi dell'attenzione. Vi chiediamo di continuare ad aiutarci, come avete fatto in questi anni. Telepace, sapete, è una televisione comunitaria, non è una televisione commerciale, vive del sostegno dei suoi telespettatori. E pertanto grazie del vostro aiuto perché possa continuare il nostro servizio, aiutateci con la preghiera, con il sostegno materiale ed anche con i suggerimenti che ritenete possano essere più utili. E questo pomeriggio dunque nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari, amici e sostenitori di Teleradio Pace si sono dati appuntamento per celebrare la ricorrenza dei 33 anni insieme al Vescovo diocesano Monsignor De Vasini che ha presieduto la Santa Messa, presenti anche diversi rappresentanti delle amministrazioni locali e delle realtà associative di volontariato che da sempre collaborano con l'emittente televisiva diocesana. Una realtà a servizio del territorio, ricordato il Vescovo, che deve dare ascolto anche ai bisogni e alle fragilità di chi lo abita. A proposito, sentiamo un passaggio del messaggio di saluto. Desidero ringraziare tutte le persone che in Telepace, per Telepace, lavorano. Grazie veramente di cuore per il servizio che con professionalità, passione, dedizione, abnegazione rendete all'intera collettività. Telepace è una realtà che, come ben sapete, non pochi vescovi ci invidiano e giustamente. Stiamo lavorando perché in questa realtà si lasciano coinvolgere sempre più, almeno i vescovi della Liguria. Non è un cammino facile, anche a motivo delle ristrettezze economiche che stanno affrontando le varie diocesi, ma noi non demordiamo. E allora veramente l'augurio che si fa preghiera, che si fa impegno perché questo servizio possa crescere, perché è un servizio buono, è un servizio che profuma non solo di presente ma anche di futuro. Ecco, su questi sentimenti, su questi pensieri di gratitudine, di impegno, invochiamo la benedizione del Signore.
E prosegue il momento difficile per chi lavora nel settore della pesca. Le difficoltà erano iniziate soprattutto l'anno scorso con l'aumento dei prezzi dei carburanti, ma non sono ancora rientrate. Per sostenere il settore, le istituzioni stanno investendo anche sulla comunicazione e sulla promozione. Un esempio è il nuovo InfoPoint aperto a Santa Margherita Ligure. Vediamo. Uno spazio da usare per informare le persone su cosa sia la pesca in Liguria e a Santa Margherita, ma anche per permettere agli stessi pescatori di comunicare al pubblico. È il nuovo InfoPoint della pesca, inaugurato lunedì in Corso Marconi, vicino alle pescherie di Santa Margherita Ligure. C'è un monitor che trasmetterà vari messaggi, visibile da chi passa sulla strada, c'è una sala interna molto simile a quella di un ufficio informazioni turistiche, che sarà usata poi a seconda delle necessità. Questo InfoPoint fa parte di un percorso di, diciamo, di presidio anche del settore della pesca lungo tutte le marinerie. Questo a Santa Margherita Ligure ha il suo significato perché Santa Margherita Ligure è una delle marinerie sicuramente più rappresentative della Liguria, sia per la parte della, diciamo, della pesca a strascico, per i gamberi di profondità, ma anche per la con la pesca. L'apertura è stata sostenuta da Comune, Regione Liguria e le associazioni dei pescatori. È stata finanziata con 30.000 euro di fondi europei destinati dalla Regione. Abbiamo coinvolto davvero tutti coloro che raccontano la nostra storia di mare per poterla poi condividere con gli altri in maniera veramente completa a 360 gradi. Quindi un piccolo risultato perché è un piccolo locale, ma in verità dietro un grande lavoro, una grande motivazione e un coinvolgimento ad ampio raggio. Un'iniziativa che si inserisce in un quadro difficile per la pesca, non solo in Liguria. A pesare sono i costi per chi lavora nel settore, in primis il carburante. La Regione, in parte, sta cercando di sostenere economicamente il settore. E abbiamo avuto anche una dotazione ulteriore, usufruendo anche di fondi che Regione Liguria ha messo proprio a disposizione per avere una dotazione intorno ai 4 milioni e 8 per dare una risposta a quella che è stata tutta una serie di congiunture nefaste partite dal fermo Covid alla crisi dovuta all'invasione della Russia in Ucraina, per veramente dare delle risposte tangibili ma soprattutto economiche. E rientra l'annunciata protesta degli autotrasportatori per i disagi legati ai cantieri autostradali in Liguria. È stato infatti sottoscritto l'accordo riguardante i ristori per gli extra costi generati proprio dai rallentamenti sulle tratte di competenza di Autostrade per l'Italia. Il protocollo destina 70 milioni di euro a titolo di ristoro forfettario agli autotrasportatori per gli anni 2022-2023. A conclusione dell'iniziativa, cashback attesa per il 31 dicembre 2025, eventuali ulteriori residui e eccedenze saranno distribuite negli anni successivi con le medesime modalità e destinate al supporto della logistica ligure. Sarà inoltre introdotto in via sperimentale, nella sola Liguria, un meccanismo integrativo dove si prevede di raddoppiare la percentuale di rimborso del pedaggio ad oggi prevista qualora il mezzo pesante registri più di 3 ritardi nel mese solare. E Valli del Parco dell'Aveto, un mare di experience, tutte da vivere. Questo è il nome del progetto che vuole rafforzare il legame tra la costa e l'entroterra del Tiguglio. Una serie di pacchetti esperienziali saranno proposti nelle strutture alberghiere per arricchire l'offerta turistica del comprensorio. Vediamo. L'idea è proprio portarli fuori da un tempo, da una quotidianità e fargli assaggiare e assaporare veramente quello che è l'entroterra. Una ventina di pacchetti disponibili tutti i giorni da venerdì 16 giugno fino al 30 settembre con attività sempre nuove e un servizio di trasporto dedicato dai laboratori alle escursioni, dalle visite ai luoghi magici della natura a quelli dell'architettura rurale. Ci sono i tesori dell'entroterra al centro del progetto Valli del Parco dell'Aveto, un mare di experience, tutte da vivere, ideato e realizzato in partnership da Consorzio, una montagna di accoglienza nel parco, Liguria Together e Consorzio Portofino Coast. Noi abbiamo dato un titolo a ogni giornata, un titolo che diciamo in qualche modo collegasse le escursioni e l'experience che abbiamo previsto per quella stessa giornata e abbiamo creato questi book che praticamente pensiamo di fornire agli hotel che vorranno aderire al progetto affinché loro possano utilizzarli per spiegare ovviamente ai clienti, agli ospiti che vorranno informazioni in che cosa consistono le varie giornate. L'iniziativa patrocinata dalla Regione Liguria vede il coinvolgimento del Parco dell'Aveto e dei comuni di Neme, Zanego, Borzonasca, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. Chi soggiornerà in una struttura alberghiera della costa avrà la possibilità di scegliere cosa fare. Ogni giornata avrà un numero massimo di partecipanti, ma non sarà previsto un
numero minimo. Le giornate saranno sempre confermate a prescindere dal numero di iscritti, permettendo agli hotel di offrire un servizio addizionale ai propri clienti completamente gratuito ad alto valore aggiunto. L'idea è ovviamente quello di estendere sempre di più il progetto anche ai comuni della costa. Oggi abbiamo avuto testimonianze importanti dai comuni di Sestri Levante, dal comune di Lavagna, perché gli yacht nei nostri programmi e insieme agli hotel diventeranno veramente dei soggetti fondamentali per la diffusione di queste, e la vendita soprattutto di queste experience. Ecco. E i numeri che ci attendiamo, facendo delle previsioni molto prudenziali, sono nel periodo giugno-settembre di almeno 1240-1250 turisti che dalla costa visiteranno l'entroterra. Speriamo che grazie a tutto il lavoro che faremo saranno molti di più. E le imprenditrici della Liguria hanno scelto la guida di Coldiretti Donne Impresa Liguria. Per i prossimi 5 anni ci sarà Anna Fazio, imprenditrice di Pietra Ligure. Accanto a lei, in qualità di vice responsabili, sono state elette Patrizia Federigi, imprenditrice genovese titolare di un'azienda zootecnica di San Colombano Certenoli, e Sabina Molinari, titolare di un'avviata azienda zootecnica a Varese Ligure. Premiata anche la responsabile provinciale imperiese, Antonella Monica Rovea, a cui è stato riconosciuto un importante ruolo di rappresentanza. E dopo il commissariamento, l'Ordine dei Commercialisti di Genova, a cui fanno riferimento anche i professionisti del Tiguglio, è chiamato al rinnovo delle cariche. Nel Levante sarà possibile votare anche per corrispondenza al seggio aperto domani pomeriggio dalle 15 alle 18 nello studio del notaio Givri a Lavagna. Vediamo perché è importante farlo. In un territorio che con fatica sta cercando di riportare in loco gli uffici giudiziari chiusi ormai 10 anni fa, una categoria è chiamata a raccolta per far sentire il proprio peso nei confronti del capoluogo ligure che ne ha assorbito la rappresentanza. È quella dei commercialisti. Nel 2013 l'ordine del Tiguglio venne sciolto in concomitanza con la chiusura del Tribunale di Chiavari, venendo accorpato con quello di Genova. Da quella data il Tiguglio ha una piccola rappresentanza nei componenti che vengono eletti in occasione del rinnovo delle cariche. Meno sono i voti raccolti dal territorio, meno questa presenza conta all'interno dell'intero organismo. Per questo, dopo il commissariamento dell'Ordine dei Commercialisti di Genova, è tempo di nuove elezioni e il Levante è chiamato a scegliere il direttivo, supportando il più possibile i propri rappresentanti. Il giorno 14, presso il notaio Givri a Lavagna, è possibile votare per corrispondenza al fine di agevolare i colleghi che non devono andare a Genova. In effetti la lista di 20 candidati che è stata presentata presenta 3 nominativi per il Tiguglio: Laura Mastrangelo, Veronica Marsano ed io. Sarebbe importante appunto poter eleggere con preferenza diretta questi candidati al fine di poter avere un peso rappresentativo nel prossimo Consiglio, che avrà sicuramente la massima attenzione a portare 2 argomenti che sono: curare la possibilità di riaprire il Tribunale di Chiavari, che avrebbe un enorme impatto dal punto di vista giuridico, professionale ma anche economico sul territorio, e al tempo stesso migliorare i rapporti tra i professionisti e l'Agenzia delle Entrate, che ha canali di comunicazione non sempre facilmente percorribili. A fronte degli oltre 1800 del capoluogo ligure, sono quasi 250 i commercialisti in attività nel Tiguglio chiamati a votare. Dei 20 candidati ne verranno eletti 15, quelli più votati, che andranno a completare l'attuale ciclo interrotto con il commissariamento. Per il Levante, il cui punto di riferimento resta l'esempio di Bassano del Grappa, l'obiettivo della riapertura del Tribunale resta il principale. Lavoreremo tutti insieme a Chiavari per cercare di trovare gli spazi. Tutti i comuni ovviamente del Tiguglio sono a disposizione per facilitare soluzioni che possano permettere il realizzarsi di questa nostra legittima aspettativa. Un altro tema è quello del depuratore comprensoriale. A questo proposito è stato fissato per giovedì prossimo, giovedì 22 giugno, l'incontro tra il Comitato Cittadino No al Depuratore in Colmata e il Comune di Chiavari per parlare del tema dell'impianto comprensoriale. Alla riunione convocata alle 12.15 a Palazzo Bianco saranno presenti anche i tecnici di IREN e di Città Metropolitana di Genova, 3 i rappresentanti del Comitato Cittadino che potranno partecipare. È notizia che abbiamo trovato sul nostro sito teleradiopace.com. La cronaca: i carabinieri di Lavagna hanno denunciato 4 persone di età comprese tra i 18 e i 22 anni che avevano partecipato a una rissa a Cavi lo scorso 17 aprile. Durante l'aggressione uno di loro, di questi giovani, è stato colpito al collo con un coltello, riportando lesioni non molto gravi, giudicate guaribili in 10 giorni dall'ospedale dal personale di Lavagna. Le denunce sono arrivate al termine di indagini condotte anche grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza. Le accuse sono rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere.
La pagina diocesana adesso. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Antonio di Padova, francescano proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1232. Il Vescovo di Chiavari ha celebrato la messa nella Chiesa di Sant'Antonio a Sesto Levante e poi al Santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Qui nel pomeriggio la processione e la benedizione dei bambini. Vediamo. Grazie, Signore. Il pane benedetto e i gigli bianchi, due gesti che raccontano una devozione molto radicata a Chiavari in tutto il Tiguglio, quella nei confronti di Sant'Antonio di Padova, il frate francescano morto a soli 36 anni e proclamato santo da Papa Gregorio IX nel 1232. Il vescovo di Chiavari ha presieduto la Santa Messa questa mattina nella chiesa di Sant'Antonio a Sesto Levante e poi nel santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Nel ricordare l'importanza di questa figura, Monsignor De Vasini ha sottolineato come il santo non si sia mai risparmiato nel proclamare la parola del Vangelo e portarla in giro nello spirito di comunione ribadito dallo stesso Gesù che manda i suoi discepoli nel mondo a due. Questa comunione Antonio l'ha praticata, ha vissuto in pieno questo invito a praticare la comunione, che è il primo elemento dello stile di ogni discepolo. Il Vescovo ha poi sottolineato le altre due caratteristiche del santo, la mitezza e la povertà. Non portate borsa, né sacca, né sandali. Poveri perché ricchi del solo Vangelo e quindi liberi. Una comunità molto numerosa, quella che nel santuario chiavarese ha un punto di riferimento. Da alcuni anni i frati hanno lasciato la cura e la custodia del luogo sacro alla diocesi, che ne continua a portare avanti le attività e la cura spirituale. La cosa bella è questa, che è una zona certamente residenziale di Chiavari, abitata da persone piuttosto anziane, ma sono il legame delle generazioni, perché attraverso i nonni e le nonne arrivano i papà e le mamme e soprattutto arrivano i bimbi. Quindi davvero c'è un filo generazionale continuo, è un luogo pur di anzianità, un luogo di grande generatività. Sono diverse settimane che ci prepariamo per allestire la chiesa, per predisporre il pane benedetto, che è un'altra bella tradizione di questo santuario. Da parte mia per preparare i canti per accompagnare la celebrazione e oggi pomeriggio la processione che porterà Sant'Antonio in giro per le nostre strade. Andiamo adesso a leggere una notizia sul sito di Vatican News, mentre prosegue la convalescenza di Papa Francesco all'ospedale Gemelli. Domani è stata annullata l'udienza generale. È stato pubblicato il messaggio per la 7ª giornata mondiale dei poveri. Francesco esorta a non distogliere lo sguardo su chi è in difficoltà, come i bambini che vivono in zone di guerra, su chi non arriva a fine mese, su chi viene sfruttato sul lavoro e i giovani, prigionieri di una cultura che li fa sentire falliti. Ognuno è nostro prossimo, si legge nella lettera, serve un serio ed efficace impegno politico e legislativo. E torniamo in diocesi. L'estate è iniziata con il botto nella parrocchia di Ribasso a Chiavari. L'ormai tradizionale appuntamento con la focaccia al formaggio ha richiamato tantissime persone che hanno potuto passare una serata in compagnia all'insegna della buona tavola, decine di volontari, giovani e meno giovani, che hanno partecipato alla buona riuscita della manifestazione. Vediamo. Vedrete che piano piano arriverà per tutti. È bello donare del tempo per gli altri a vari livelli, sia nel servizio educativo, sia nel servizio più pratico, però avere cura gli uni degli altri cercando di donare qualcosa. Foto di gruppo per i ragazzi in maglietta bianca che hanno servito ai tavoli della focaccia Ari. C'erano anche il sindaco di Chiavari e il vescovo diocesano tra le oltre 500 persone che hanno potuto apprezzare la focaccia e il formaggio preparata dai tanti volontari della parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri. Sul piazzale davanti alla chiesa del quartiere chiavarese ancora un'occasione di condivisione e di solidarietà. È stato bello per vedere un clima di collaborazione tra adulti, giovani e ragazzi nei diversi servizi della serata. E poi anche aver potuto accogliere le persone dando un clima di famiglia, di comunità. Sicuramente sono arrivate tante persone, la parrocchia non è un ambiente forse sempre pronto ad accogliere, erano tanti coinvolti, tanti ragazzi e giovani, ma questa è tutta esperienza. Ringraziamo chi è venuto, soprattutto anche chi ha avuto pazienza. La manifestazione aveva come scopo la raccolta fondi per sostenere le attività della parrocchia. Tolte le spese vive, il ricavato sarà adesso utilizzato per diversi interventi mirati. Sì, ci sono tanti piccoli lavori da fare, sia nel salone, sia in chiesa, per cui sosterremo tutte queste
piccoli interventi che vanno fatti nella nostra parrocchia, nella nostra comunità, per far sì che sia sempre più accogliente. Una prima iniziativa che ha dato il via ad un'estate ricca di appuntamenti e di momenti di condivisione per i giovani, ma non solo. Sì, poi ci saranno i tornei per ragazzi e bambini, come già negli anni scorsi, e a fine luglio, l'ultima settimana, sarà dedicata alla festa di Nostra Signora della Salute. Anche dal punto di vista più delle iniziative per stare insieme, avremo qualche novità, sicuramente cercheremo di offrire qualcosa di nuovo. Il Comune di Cogorno ha programmato diverse attività per l'estate per facilitare le famiglie, tra queste numerosi sono i centri estivi sul territorio comunale che offriranno svago ai bambini e ai ragazzi residenti. Le attività includono il centro estivo gestito dall'Associazione Cogornese Calcio, il progetto Giochi Insieme del Villaggio del Ragazzo e una settimana di sport dell'Associazione Villaggio Basket. Per le iscrizioni e le informazioni gli interessati possono contattare direttamente queste associazioni. E una serata di musica e parole per ringraziare tutto il personale della ASL 4 impegnato durante la pandemia e per riconoscerne il continuo impegno per la cura di tutti i cittadini del Tiguglio. E quella andata in scena in piazzetta Portofino, prendiamoci cura di chi si prende cura di noi. Oltre 200 i sanitari coinvolti in una manifestazione che ha visto alternarsi momenti di comicità, di musica, solidarietà e amicizia. Vediamo. Sguardi che scrutano un orizzonte, sei un aquilone ancorato alle nuvole. Una sera di ringraziamento per tutto il sistema sanitario. Una gran bella serata che il Comune di Portofino ha voluto regalare agli operatori sanitari e amministrativi della nostra ASL. Siamo 200 che hanno accettato di venire qui a nome di tutti gli altri colleghi per ricevere questo grazie e a nostra volta per dire grazie a un'amministrazione pubblica comunale che si è prestata molto con lungimiranza a questo scopo, ma anche per dire a voce alta e forte che questo grazie deve diventare comportamento di tutti i giorni, comportamento di reciproca disponibilità gli uni gli altri nel prendersi cura prima che curare. E questo lo fanno non soltanto i medici e gli infermieri, lo fanno ciascuno di noi, lo deve fare. E insieme anche uno stop a quei comportamenti inadeguati, violenti, aggressivi di cui non abbiamo bisogno. Davvero la serata è importante per il suo contenuto, che è quello di ricordare tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, tecnici, chiunque abbia lavorato in quel periodo, in quei 2 anni e mezzo, 3 anni, in cui davvero si combatteva contro un nemico all'inizio poco conosciuto, in cui davvero tutti questi operatori hanno fatto cose davvero straordinarie, hanno anche sacrificato i loro affetti, famiglie, figli, mogli, mariti, perché bisognava lavorare. Questa campagna è stata quindi davvero massiccia e il risultato, unito alla scienza, che è quella che dà i numeri e che decide quali sono i comportamenti da mantenere, ha portato al contenimento dell'ondata virale e quindi in qualche modo a vedere il Covid come lo conosciamo adesso. E più ti vengo a cercare, se il fuoco di osso. Contento della serata? Sono contento per 2 motivi, perché siamo riusciti a fare una cosa bellissima, dedicata a delle tante persone che se lo meritavano, e poi perché vedi, quando i progetti sono belli, anche il cielo ci ha aiutato e non ha piovuto. Altre testimonianze e interviste della serata sono state raccolte da Roberto Costa, saranno riproposte nella puntata della rubrica Si può dare di più in onda questa sera su Telepace 1 canale 12 a partire dalle 21. Una convenzione per il monitoraggio e la valorizzazione degli accessi fluviali del parco di Monte Marcello Magra è quella che hanno firmato nei giorni scorsi il presidente dell'ente parco regionale Eleonora Landini e il presidente del Mangia Trekking Giuliano Guerri. Lo scopo è di promuovere iniziative sportive, in particolare quelle di alpinismo lento, ma anche far conoscere e valorizzare il territorio. Alla cerimonia della firma erano presenti anche i tecnici dirigenti delle 2 realtà. L'amministrazione comunale di Sesto Levante informa che in accordo con la direzione artistica dell'Andersen Festival mediateranno servizio che gli eventi in programma per la giornata di domani, mercoledì, sono annullati per quanto riguarda il Festival Andersen in osservanza del lutto nazionale proclamato dalla Presidenza del Consiglio. Nella nostra agenda altri appuntamenti confermati per la giornata di domani.
Appuntamenti in agenda per mercoledì 14 giugno. Riapre a Chiavari la spiaggia per tutti, lo spazio dedicato a cittadini e turisti con disabilità in collaborazione con Anfas e Villaggio del Ragazzo. L'accesso è gratuito tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 fino al 13 settembre. La prenotazione è consigliata. Alle 10 nel comune di Cicagna si tiene il tavolo tematico della sanità per la strategia dell'area interna della Fontana Buona. Alle 21 nella piazza della chiesa a Genova Cogoleto, storia e arte a Cogoleto, la chiesa fortificata di Santa Maria e altri insediamenti difensivi. I relatori saranno Andrea Bozzano e Giorgio Casanova. Infine, inaugurazione del Sampdoria Club Val Petronio, sarà presente anche il presidente della società blu cerchiata Marco Lanna, alle 21 a Villa Sultanis a Casarza Ligure. Con le notizie di sport, Matteo Gerboni sarà il nuovo direttore dell'area comunicazione e marketing della Virtus Entella. La società del presidente Gozzi ha ritenuto necessario potenziare un settore strategico per la crescita del club, scegliendo il giornalista per la sua lunga esperienza professionale in questi campi. L'incarico avrà inizio dal 1° di luglio. Per la pallanuoto, il centroboa classe 1999 Konstantinos Kakaris, il nuovo giocatore della Prorecco, arriva dalla squadra croata dello Jug Dubrovnik, dove ha giocato nelle ultime due stagioni, ha vinto il bronzo con la Grecia agli ultimi mondiali di Budapest, è il primo pallanuotista greco a giocare per la società biancoceleste. E con questa notizia si chiude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina con il TG Rassegna Stampa, continua sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.